Consigli utili per una sezione ritmica efficace. Ciao, sono Gabriele Bernardi e ho un videocorso che fa per te, che è composizione e arrangiamento per beatmaker. Ti spiego una semplicissima tecnica che però dà una svolta nella creazione di una sezione ritmica, sarebbe dire basso e batteria assieme. Molto spesso l'ispirazione capita anche di averla da un semplice loop. Una libreria di batterie già pronte, di sample, di loop, c'è veramente tanto. Io vi faccio vedere come, prendendo un drummer di Logic, quindi un preset, riesco anche a fare un giro di basso. Questo è il sample che ho scelto. È noto che la batteria è formata da kick, cioè cassa, snare che è rullante e piatti, hi-hat, ride e simili. Quello che mi interessa di più è il kick, ovvero la cassa, perché è quella che va più a frequenze basse, quindi perfettamente compatibile con il basso. Su Logic, ma non solo, posso trasformare un preset in una traccia MIDI, o comunque posso vedere la traccia MIDI di tutto questo. In questo modo posso proprio andare a localizzare tutti i colpi di kick. Andiamo a evidenziarli. Nella mappatura MIDI, il C1, il Do dell'ottava 1, è sempre il kick. Lo possiamo vedere evidenziato. Risentiamo il loop e fate caso ai colpi di kick. Oh, prossimo passo semplicissimo. Copia e incolla. Command C, Command V o Ctrl C, Ctrl V come volete. Cosa faccio? Io prendo gli esatti colpi di cassa e li incollo su una traccia di basso, così che almeno mi ricordo dove far andare il basso, le note del basso. Adesso l'ho messo proprio sul C1 anche del basso. Si inizia già a sentire una sezione ritmica. Ecco che si può intuire come la funzione del basso molto spesso sia dare un suono, dare una nota al kick. Adesso vi faccio sentire con un paio di note, cioè siamo adesso con un giro di basso che vuole essere solista. La tecnica che ho usato è semplicissima, ho semplicemente trascinato le note che erano lì sul C1 in altre note della scala. Sono andato un po' a gusti, però si può fare anche con una quantizzazione di scala, per avere risultati ottimali. Adesso, come sentite, il giro di basso è qualcosa di melodico, qualcosa che riesco ad ascoltare, anche a cantare, ma ha i colpi che sono precisamente assieme alla cassa. Quindi ho dato delle note al kick. Attenzione che non è necessario mettere sempre e solo il basso assieme alla cassa. Io posso anche mettere delle note extra, delle note di passaggio, delle note spostate. Lì arriva proprio lo stile, il gusto del producer. Adesso vi faccio sentire un esempio un po' più articolato, però che si basa sull'idea precedente, ma è un po' arricchita. Che ne pensi? E tu hai altri metodi o tecniche per creare un sound tutto tuo? Fammelo sapere nei commenti.